Quello che è successo invece ieri in Senato, potete mandare le immagini, perché è accaduto questo, una bagarre dentro e fuori Palazzo Madama mentre si discuteva sulla legge dello Ius Soli, cioè la legge sulla cittadinanza per i figli degli immigrati nati in Italia. Ha protestato la Lega, lo vedete, con cartelli, urla, spintoni in aula. Chi ne ha fatto le spese è stata la ministra Fedeli, che è finita in infermeria per una piccola contusione al braccio. Ma allora ne parliamo in studio con Giuditta Pini del PD, benvenuta, Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia e due ragazzi che si chiamano Sonio Lumati e Fioralba Duma, che sono due ragazzi di diverse origini che per l'appunto ci racconteranno la loro storia. Perché questa legge sullo Ius Soli divide così tanto? Pini e Rampelli, grazie. Ma proprio perché l'immigrazione è un fatto con cui dobbiamo convivere, stiamo convivendo ormai da molti anni ed è un fenomeno invasivo, tutti i cittadini italiani in questo momento si sarebbero aspettati dei provvedimenti, diciamo così, che potessero semmai individuare una strada di maggiore rigore, semmai l'inizio della politica dei rimpatri, dei respingimenti, dei blocchi navali, perché non ci si riesce più a tenere, le nostre città sono davvero in stato terribile. Io penso che si stia facendo un pochino di confusione tra immigrazione e integrazione. Noi non siamo mai immigrati, noi non siamo mai arrivati qui da fuori, noi siamo nati qui. Chiudete gli occhi e continuate a sentirmi parlare. Penso sia la palissiano che io sia italiano, giusto? Penso che nessuno potrebbe dire al telefono che io sia uno straniero. E questo è il discorso, che noi non siamo immigrati. Si fa molto spesso un discorso di integrazione. Okay, si integra qualcosa che è diverso e che non fa parte dell'insieme. Qui è un discorso di inclusione, di includere qualcosa che si è dimenticato, che forse si è scordato al di fuori dell'insieme. Cole. Dicevo, un albanese e l'altro nigeriano. Esatto. Italiano. Italiano. di provenienza. Esatto. Un po' abbronzato, come direbbe qualcuno. Absit iuria verbis. Il problema è volerla, desiderarla e quindi richiederla. E quindi non ottenerla per automatismo. Volevo rispondere a Rampelli. Io sono nato qua, ho studiato qua, parlo romano, lavoro qui, frequento l'università qui. Il discorso sul guadagnarsela potrebbe anche essere giusto, ma come si dice a Roma, se non me la so guadagnata io, non so chi altro. Sonny, Fioralba, in bocca al lupo. Grazie. In bocca al lupo, ragazzi. Noi continueremo a vigilare su, se ce lo permette. E c'è anche italiani senza cittadinanza. Noi siamo italiani senza cittadinanza. Siamo 1 milione e l'Italia ce lo sta chiedendo. Dobbiamo riconoscere 1 milione di bambini. Il paese è anche nostro. Giusto. E adesso...